Oggi parliamo di acquerelli, ma di tutti gli acquerelli. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi parliamo di acquerelli. Sì, parliamo dei tipi di acquerelli esistenti in commercio. Vi farò vedere e utilizzeremo insieme diversi tipi di acquerello. L'acquerello in pastiglia e l'acquerello in tubetto. Di diverse categorie di mercato. Vi parlerò di quelli low cost, medium cost e high cost. In modo che voi possiate decidere e vedere una volta per tutte quelle che sono le differenziazioni. Proprio ve li metterò accanto in modo da scoprire cosa aspettarvi da un acquerello di un certo tipo piuttosto che di un altro tipo e scegliere così liberamente quello che fa per voi. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a fare le nostre prove. Allora, oggi voglio farvi vedere le tipologie di acquerelli che esistono. Non parlo di materiali acquerellabili, tipo matite acquerellabili, colori a cera acquerellabili, ma parlo di veri e propri acquerelli. Gli acquerelli possono essere in due forme, o in tubetto o in pastiglia. Questo è nuovo preso apposta per voi, anzi fattomi mandare apposta per voi, diciamo così. Allora, quelli che useremo noi nel corso saranno o gli acquerelli della Lidl o gli acquerelli della Ferrario. Gli acquerelli della Lidl li ho comprati io, gli acquerelli della Ferrario mi sono stati inviati dall'azienda su mia richiesta, perché volevo provare, perché io ce li avevo gli acquerelli, avevo i Winsor & Newton, quelli classici, che un po' per l'acquerello mi hanno stancata. Volevo provare nuove aziende, volevo soprattutto provare un'azienda che fosse italiana, e così ho puntato lo sguardo su questi, che mi hanno consigliato tantissimo per la loro brillantezza. Vedremo adesso effettivamente se lo sapranno. Differenza: sono entrambi acquerelli extra fini per artisti, sia questi in pastiglia che questi in tubetto, mentre questi sono della Lidl e sono a bassissimo costo, quindi sacro e profano che si avvicinano. Voglio farvi vedere come poi, usandoli bene, si possa anche arrivare a un buon compromesso. Comunque vi farò vedere anche questi Winsor & Newton all'azione per compararli tra di loro. Soprattutto mi piacerà mettere in competizione questi due, ma casomai vi farò una recensione a parte, perché ripeto, ancora non li ho usati, li userò con voi, vedrò quelle che saranno le mie conclusioni. Cominciamo subito. Allora, che differenza c'è tra l'acquerello in tubetto e l'acquerello in pastiglia? Dal punto di vista finale, della resa finale, nessuno se lo usiamo diluito in acqua. Bisogna vedere invece la loro interazione con i medium. Sicuramente dal punto di vista della comodità, se io devo fare un acquerello da esterni, ho tutto il mio campionario di colori in una piccola pochettina al sicuro, con mano anche pennelli molto spesso, che posso prendere e portare con me comodamente, sia nell'uno che nell'altro caso, cioè sono delle cose che si infilano in borsa e che non danno problemi. Mentre per un acquerello più professionale, diciamo così, ma anche dove si vuole una materia già un po' fusa, un po' pronta, dove bisogna stare meno a lavorare di pennello per la preparazione del colore, allora troviamo i nostri tubetti. Il tubetto comunque ha un suo corpo a parte, se ci avvicina di più alla pittura, dall'altra parte ha una sua vita propria, quindi va conservato in un determinato modo, va preservato, sebbene sinceramente io uso gli acquerelli molto spesso proprio come i colori a pastiglia. Vi faccio vedere, vedete questi? Questi erano colori a tubetto che io ho spremuto nel vano del pennello, scusate, ma questi ce li ho da 11 anni, e poi ho fatto essiccare e utilizzo esattamente come i Cotman normali. Quindi alla fine il concetto è lo stesso, è soltanto una maggiore quantità di umidità dell'uno che è stata tolta nell'altro. Vediamo invece la differenza pratica tra la brillantezza. Proviamo prima i due acquerelli, il Tintoretto è super extra fine
è invece il tubetto della Lidl. Addizioniamolo di acqua e vediamone le sue potenzialità di colore. È un bel colore, come vedete, bello vibrante, bello pieno, certo si distribuisce in maniera non omogeneissima. Vediamo invece adesso la differenza col Tintoretto, perché è un colore, già la vedete un po' la differenza in tavolozza. Eh sì, diciamo che la differenza è notevole. Notevole come corposità, pienezza, brillantezza e vibrazione del colore. Ma se fino a questo momento abbiamo combattuto con range di prezzo molto differenti, adesso vediamo come scegliere i nostri acquerelli. Allora, blu oltremare, tra l'altro basta togliere questo e appiccicare il colore sotto, in modo che una volta che finisce, vedete, tac, sappiamo quale riprendere. È già questo, è molto molto carino come cosa. Se volete la recensione di questi, fatemelo sapere. Se non vi interessa, ditemelo parimenti. Noi li useremo durante il corso, quindi vedrete come si comportano. L'ho uscito per non sporcare tutto il resto. E adesso preleviamo il colore. Guardate che bella pasta. E come vedete non varia molto come intensità di colore. Mi distanzio un pochino. Bello vibrante, io li sto usando belli carichi apposta per fare vedere la potenzialità. Ma accanto a questo ci metto il Cotman della... ce l'ho l'oltremare? Sei tu? Sì, sei tu. Sì, sei tu. E vi faccio vedere la differenza che io già conosco, conoscendo i Cotman della Winsor & Newton, ma voglio farlo vedere a voi. Guardate, ne metto anche ancora un po'. Si avvicina, ma non raggiunge. Adesso proviamo i fratellini minori, quelli della Lidl. Qua si parla di prezzi molto differenti, siamo sui 22 euro questa cassettina. Quelli della Ferrario non lo so, ve lo scrivo nel box informazioni. Guardate però qua cosa c'ha. Ta-da! Non è mica uno strato, 1,90 euro questo popò di colori. Ora tocca trovare l'oltremare. Simile ma non uguale, non c'è un oltremare puro. Tra i colori della Lidl non ci sono i puri, diciamo così. Ci sono dei ricavati. Però, ci si può arrivare con un po' di lavoro. Bastava che mettessi una punta di rosso e sarei arrivata al perfetto tono. Ma non mi interessa. A me qui interessa farvi vedere la stesura e la brillantezza del colore. Io adesso lascerò che asciughi e lascerò che le immagini parlino da sole, ma penso che sia evidente, indipendentemente dal fatto che il colore me l'abbia inviato la ditta, quale tra questi performa meglio. È stata per me un'enorme sorpresa, perché io non vi nego che per 20 anni ho speso solo ed esclusivamente in questi. Ne ho 4 confezioni a casa. Senza, è l'errore che facciamo molti di noi artisti, molti di noi che lavoriamo in questo settore, è non sperimentare. Cioè ci troviamo bene con un materiale, molti, almeno io sono così, sono abitudinaria, mi trovo bene con un materiale e vado sempre via su quello, no? Bene, invece devo essere sincera, sto
sto scoprendo nuovi marchi con Arte per Te, grazie a voi, e sono contenta quando scopro marchi italiani che superano i celeberrimi cavalli di battaglia di determinati marchi stranieri. Ora, qua stanno asciugando, guardate non solo la stesura, l'omogeneità di stesura, ve le avvicino, ma guardate la brillantezza del colore. Bene, qua la scelta sta a voi. Se volete una gamma vasta a pochissimo prezzo, scegliete l'oro. Se volete la comodità di avere un pocket tutto assieme, confezione con pastiglie. Come vedete, i colori buoni che ho in duplo non variano non virano di colore, cioè un blu oltremare questo, un blu oltremare quello, e soprattutto non è che hanno una resa differente a seconda che siano pastiglie o tubetto, è solo una questione di come ci viene bene. Scopriremo delle tecniche di acquerello più avanti, dove il colore in tubetto ha una sua necessità. Se vorrete vedere la recensione, io conto di farla la recensione di questi prodotti, e non so se farla comparata, perché non mi pare giusto per le altre ditte. Se troverò un'evidente qualità superiore da parte di questo prodotto, io ve lo segnalerò, perché sicuramente le industrie italiane in questo momento, non parlo solo di Ferrari perché ho qui i prodotti Ferrari, parlo di Mary, parlo dei nostri prodotti. I nostri prodotti vanno caldeggiati, ragazzi, perché sono, come vedete, degli ottimi, in questo caso i Ferrari sono degli ottimi prodotti. C'è questo che canta, questo in tubetto forse lo preferisco anche alla pastiglia, questo canta, cioè è talmente vibrante, talmente corposo, questo è stupendo, ma questo canta. Poi qua entriamo nell'ordine della normalità, perché voglio dire, come stesura siamo lì. Rimane indietro invece il tubetto della Lidl, che va più lavorato, ma comunque è sempre carino, cioè per il prezzo che ha, 1,90 € è regalato. Quindi, come scegliere l'acquerello? L'acquerello va scelto in base alle proprie esigenze di spazio, di pazienza nel conservare il tubetto, di esigenza di pittura. Spero che questo video vi sia stato utile. Adesso comunque continuiamo con i video belli tecnici. La differenza fondamentale è questa, e poi si aprirà un mondo di prodotti acquerellabili che vedremo tutti quanti insieme. Bene, ci rivediamo al prossimo video, spero di avervi chiarito le idee su cosa scegliere. Se volete la review sia dei prodotti della Lidl che di questi, che anche dei Cotman, della Winsor & Newton, fatemelo sapere, che sarò lieta di farvi vedere singolarmente un video dedicato a tutti questi colori. Bene, andiamo di là, che ho ancora qualcosina da dirvi. Visto quanti acquerelli, visto che in tutte le classi di prezzo possono esserci acquerelli molto belli, naturalmente gli acquerelli Tintoretto della Ferrario sono sicuramente i più belli, i più lucenti, i più luminosi, ma anche quelli in pasticca. I Winsor & Newton, i Cotman, i famosi Cotman, quelli che stanno nella categoria di mezzo, sono quelli che danno un buon equilibrio tra costo e resa, e poi ci sono proprio i low cost come quelli della Lidl, che comunque stupiscono per prestazione alla fine, perché io non mi sarei mai aspettata che avessero una tale lucentezza. Tutti buoni acquerelli, dipende adesso dalla vostra maturità a capire qual è quello giusto per voi. Se siete alle prime armi, vi consiglio di non buttarvi troppo in alto, usate un acquerello low cost, perché imparare a dosare il low cost vi sarà di grande aiuto quando poi passerete a un acquerello costoso, perché saprete utilizzarlo nella maniera migliore, quindi avrete modo di sfruttarlo pienamente. Ricordatevi sempre che c'è un altro acquerello che non vi ho fatto vedere, ma che è molto molto buono, e che è quello che abbiamo creato insieme, l'acquerello Homemade. Vi lascio qui il link per crearvelo a casa. Sono ottimi acquerelli che nascono in pasta, ma che poi, lasciati nella vaschetta, si essiccano e diventano delle pasticche, come gli acquerelli solidi della Ferrario che avete visto nel video. Insomma, sono degli ottimi acquerelli anche quelli. Scegliete voi quello che fa più per voi. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un bel pollice in su. Vi aspetto sempre su Instagram e su Facebook, e anche sul mio secondo canale, Due Cuori Una Cappa. Vi aspetto sempre anche là. Non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci!